Ciao a tutti amiche e amici, benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video. Allora, oggi un video insolito qui sul mio canale, non l'ho mai fatto, credo in 2 anni, ed è appunto il video sullo struccaggio e la skincare serale, un video che è molto richiesto qui su YouTube. In realtà a me non piace vederlo e quindi dal momento che non mi piace molto vederlo, non mi piace neanche molto farlo, quindi non ho mai pensato di farne uno. Fatto sta che ogni tanto magari faccio dei sondaggi su Instagram e devo dire che questo comunque è un video che piace molto, per cui ho deciso di accontentare chi mi segue e di fare appunto questo struccaggio e skincare serale insieme. È il momento giusto, nel senso che sono tranquilla in questo momento, sapete che ho un bambino, per cui anche questo diciamo un po' mi inceppa, perché la sera è un momento in cui devo stare dietro a lui, quindi non riesco anche, insomma, mentre mi strucco, faccio skincare a fare un video. Oggi sono un pochettino più tranquilla, quindi ho deciso di farlo. Spero che magari, visto che questo video comunque penso di pubblicarlo subito, tanto non penso che avrà un editing così particolare. Magari vi ci rilasseremo insieme questo venerdì sera, in attesa che arrivi questo weekend. Ok, cominciamo. Quindi poi vi faccio vedere anche i prodottini, come skincare serale che sto utilizzando in questo momento. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa anche quello della skincare mattutina, così vi faccio magari anche quello della skincare mattutina in azione. Allora, cominciamo con lo struccaggio. Come vedete, sono truccata gli occhi, ho un ombretto liquido, matita, mascara, blush, rossetto andato perché a me dura tanto il tempo di un gatto in tangenziale, però diciamo che, insomma, ho qualcosina da struccare. Allora, cominciamo quindi con lo struccaggio. Vi faccio vedere il prodotto che sto utilizzando in questo momento, che è famosissimo qui su YouTube tra le influencer. Tra le youtuber, ed è questo All Clean Balm di Amish, eccolo qua. E niente, devo dire che mi ci sto trovando molto bene. È un ottimissimo prodotto. Io non ho provato tantissimi burri struccanti, però tra i pochi che ho provato, 3-4 forse, questo è in assoluto forse il mio preferito. Vedete, ha questa consistenza burrosa, però saprei come spiegarla, proprio si fonde molto bene con la pelle, si emulsiona molto bene con l'acqua, mi piace molto. Ci dovrebbe essere anche in dotazione una spatolina che io ho perso naturalmente, o comunque in questo momento non trovo, ragazze, per cui mi perdonerete, dovrò prenderlo con le mani. E vabbè, tanto comunque, cioè le mani ce le ho pulite, le ho appena lavate e comunque spalmo questo prodotto sulla mia faccia. Ne basta pochissimo per struccare tutto. Io ne applico un po', vedete così, poi magari se ce n'è bisogno ne prendo un pochettino di più e comincio appunto a massaggiarlo sul viso e anche poi naturalmente sugli occhi, forse ce ne vuole un pochettino, leggermente di più per fare, diciamo, tutto il viso e gli occhi. È molto piacevole, devo dire, al tatto con la pelle, proprio al tatto, è molto piacevole, devo dire. E ovviamente quando poi si massaggia si sente proprio la componente oleosa. Cominciamo ad andare anche sugli occhi, io comunque con gli occhi devo fare molta attenzione, ragazze, perché ho gli occhi molto 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 sensibili, per cui devo stare molto attenta quando faccio queste operazioni a stare con gli occhi chiusi, altrimenti mi si appannano gli occhi. Devo dire che con questo burro, se adotto appunto le dovute accortezze, non mi brucia assolutamente. Adesso io mantengo gli occhi chiusi, ragazze, perché se li apro magari potrebbe bruciarmi il prodotto. No, vabbè, li ho aperti perché non ce la faccio a tenerli chiusi. Bagno un pochettino le mani con l'acqua e riemulsiono tutto. E devo dire che
Io sento già che il trucco è sciolto. Cerchiamo magari di... Sempre le mie solite... Non so perché mi viene, quando strucco gli occhi mi viene da fare queste pose da ebete. Oh. E vabbè. Ok. Devo dire che comunque dosandolo nelle giuste quantità non mi irrita, è molto delicato. Per esempio io in passato ho provato anche quello di Clinique, che qui tra l'altro ce l'ho ancora qui. Ce l'ho una mini taglia, ve la faccio vedere. L'ho abbandonato a se stessa, ragazze, perché io non lo trovo affatto delicato, su di me brucia. E molti burri comunque struccanti mi bruciano gli occhi. Invece devo dire che questo lo trovo estremamente delicato. L'unico svantaggio è che è un prodotto coreano, quindi chiaramente non è proprio di facilissima reperibilità. Intanto utilizzo, che chiacchiero sui prodotti, eccetera, utilizzo questi pads in cotone biologico. Questi erano quelli di Lidl. Purtroppo non si trovano più, mi piacevano un botto, ma un sacco, scusate, un botto. Ormai ho preso lo slang di mio figlio che fa la prima, sì, la prima media. Parlano con tutti questi slang, ormai parlo come lui. Mi piacciono un sacco comunque, però purtroppo non ci sono più. Vediamo. Cerchiamo di portare via tutto il make-up. Come vedete, comunque ha struccato tutto perfettamente. Ma proprio perfettamente. Ottimo prodotto, ragazze, e non mi ha assolutamente irritato e bruciato gli occhi. Ne ha appannato la vista. Veramente un ottimo prodotto, ragazze. Dicevo, l'unico svantaggio è un po' la reperibilità. Allora, io l'avevo comprato su Yes Style, però adesso veramente non mi va più di fare ordini su questi siti asiatici, dopo anche che ho avuto il problema con la dogana, col sito di Pat McGrath, e poi anche perché la skincare coreana al momento non è la mia skincare preferita in assoluto, quindi non faccio ordini su siti appunto che rivendono skincare coreana, preferisco un po' la skincare da farmacia e quindi non ho l'occasione di ordinare. Poi so che ci sono dei siti italiani, My Beauty Routine, eccetera, però dopo dovrei ordinare solo per quello, per cui non lo so, comunque ne ho ancora tantissimo, come potete vedere. I siti su cui si trova sono insomma quelli Stylevana, Yes Style, oppure appunto i siti che rivendono cosmetica coreana. Anche la Lucia del canale L'Aliuto, cioè dell'ex canale L'Aliuto, ha uno shop online che rivende qualcosa di coreano. Io non so se rivende questo, però se vi interessa qualcosa di coreano, io vi metto il link del suo shop. E magari se volete potete fare acquisti da lei. E poi sto utilizzando questa mist di Relastil, semplicemente una mist all'acido ialuronico, uno spray idratante intensivo ad azione lenitiva, perché comunque dopo che abbiamo un po' stressato la pelle con lo struccaggio ci vuole. Devo dire che ha un'ottima nebulizzazione. Ho appena finito una di Revox che ho comprato al DM, devo dire mi è piaciuta molto anche questa come profumazione. Questa non ha profumazione, però ha una bella nebulizzazione, come potete vedere. Ora faccio vedere magari anche così. E rinfrescante, lenitiva. Mi piace assai. Ok, cerchiamo magari un po' di tamponare. Come vedete, comunque ha struccato bene tutto il burro struccante, anche il mascara che non era waterproof, però insomma. Ok, diamoci due schiaffi. No, sto scherzando, ragazzi. Perché mi sento un po' scema a fare queste cose, ma in realtà perché mi dovrei sentire scema a fare queste cose? Sono tutte mie paranoie mentali. Ok, poi che cosa vi faccio vedere? Che cosa questo, insomma, il passaggio del tonico, eccolo qui.
Dopodiché, ragazze, sto utilizzando questa lozione esfoliante. Sapete che io ho la pelle un po' asfittica, che tende un po' a spegnersi, quindi vado ricercando sempre un po' prodotti esfolianti e devo dire che però ultimamente non è che mi veda la pelle particolarmente spenta, però ho reintrodotto nella mia skincare serale un prodotto esfoliante e in questo momento ho scelto una Essence, un tonico che avevo nelle scorte. Diciamo che a volte per introdurre un prodotto esfoliante scelgo, può essere una Essence, può essere una maschera, in questo momento è una Essence ed è questa della Resultime. Questa si chiama lozione peeling e dovrebbe contenere degli acidi che appunto esfoliano la pelle. 84% di ingredienti di origine naturale, credo qui, io non ci vedo niente. Un attimo che mi metto gli occhiali così magari leggiamo un attimo. Qui dice lozione peeling notte con collagene rimpolpante e alfa idrossiacidi. Ecco, non mi ricordavo se aveva alfa idrossiacidi o beta idrossiacidi, perché comunque io per me è indifferente, diciamo. Ok, ha una consistenza un po' densa, io l'applico con le mani. Le metto un po' sul palmo delle mani, è proprio ha la consistenza proprio di una essence, diciamo di un siero molto 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 liquido. Poi faccio così e lo applico sulla pelle cercando di tamponarla. Devo dire che si asciuga subito, cioè si asciuga bene, insomma. Cioè, la pelle se la beve proprio e mi lascia poi la sensazione della pelle compatta idratata. Poi l'effetto, diciamo, esfoliante, quello chiaramente si vede poi la mattina dopo, quando, però comunque diciamo che fa il suo dovere e mi sta piacendo, anche se magari ci riaggiorniamo perché sono veramente all'inizio. Cioè, praticamente sono qui, la uso veramente da pochissimo tempo. Poi, che cosa faccio? Metto un pochettino di acido ialuronico. Quello è un passaggio che a volte non faccio sempre questo passaggio dell'acido ialuronico. Però vabbè, adesso comunque, visto che stiamo facendo la skincare insieme a voi, faccio una skincare un pochettino più strutturata e vi mostro appunto il siero all'acido ialuronico che sto utilizzando in questo momento, che è questo Filorga Hydra Yal, siero idratante, rimpolpante, bla bla bla. È ottimo, devo dire, ha una consistenza molto fluida. Questi sono 30 ml di prodotto. Naturalmente vedete prodotti tutti di fascia abbastanza alta e io sinceramente sulla skincare, lo sapete, preferisco comunque prodotti di fascia alta, però quello che posso dire è che comunque io li compro sempre tutti in offerta, per cui quando sono in sconto, per cui questo siero magari a prezzo intero può costare un'esagerazione, però curando le offerte, guardando un po' gli sconti nei vari siti, si possono trovare delle ottime alternative. O comunque, se voi non volete comprare prodotti costosi, magari potete prendere spunto da quello che sto facendo io, magari cercando delle alternative nel low cost. Ok, quindi il siero è questo, vi faccio vedere la consistenza. È molto fluido, però comunque mi piace molto. Come odore ha una profumazione. Ne ho messo poco perché comunque avevo già messo l'essence che era idratante, avevo già messo anche questo che comunque è idratante, rinfrescante e lenitivo, quindi non è che mi serva chissà quanta idratazione. Io comunque non ho la pelle secca, mi basta, devo dire. Ok, acido ialuronico messo. Poi passiamo ai veri e propri trattamenti, ragazze, che in questo momento sono due. Allora, io ho iniziato un ciclo di retinolo da no, un mesetto, forse no, una quindicina di giorni abbondanti. E
Ovviamente non vedo ancora i risultati per quanto riguarda, diciamo, il discorso delle rughe sulla mia pelle, perché sappiamo che comunque il retinolo ci vuole molto tempo per vedere dei risultati. Per cui non vi posso parlare di questo prodotto in termini di risultati, però vi posso dire che mi sta piacendo tantissimo come texture proprio, come piacevolezza di stesura sulla pelle e me l'ha consigliato la mia amica Giorgia. Ciao Giorgia, se mi stai ascoltando, che è sempre una fonte inesauribile insomma, di consigli veramente preziosi per quanto riguarda sia la skincare che il make-up. Ed è questa crema di La Roche-Posay che magari conoscerete tutti, io però non l'avevo mai provata, anche perché io il retinolo non l'ho introdotto da tantissimo tempo nella mia skincare routine. E questa è la Redermic Retinol Intensive di La Roche-Posay. È una crema che ha due tipi di retinolo, sia il retinolo puro, sia il retinolo a rilascio graduale addizionato con acqua termale, quindi è adatta anche per pelli sensibili. Ha una texture molto fluida. Mi piace moltissimo la texture di questa crema, come potete vedere, ha una texture molto fluida, si assorbe benissimo, non appiccica e mi piace molto, devo dire. Quindi faccio così. E la applico. Tocchiamo anche un po' sul collo, va, perché io il collo tendo sempre a dimenticarlo e non dovrei dimenticarlo perché purtroppo sul collo si vede molto l'età. Infatti il mio è peggiorato moltissimo, anche dopo l'operazione, credo, ma per chi non lo sapesse io non ho più la tiroide, mi sono tolta la tiroide 2 anni fa. 2 anni e mezzo fa. Assorbe subito, è molto confortevole, ha anche una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle, mi piace moltissimo. Magari aspettiamo un attimo che si assorbe un po'. E nulla, insomma. Ok, poi intanto magari che si assorbe la crema, vi faccio vedere il trattamento che sto utilizzando in questo momento, che è una crema di Filorga che non pensavo mi sarebbe piaciuta, e invece in realtà mi piace molto, e è questa Filorga Global Repair Crema Multi Jeunesse Revitalizing Cream. Perché, allora, io l'avevo preso in un cofanetto un annetto fa, perché era in super sconto. Sapete, i prodotti Filorga costano un occhio della testa, per cui ho detto, vabbè, dai, anche se proprio non è super adatta al mio tipo di pelle, lo prendo questo cofanetto perché veramente era un prezzo stracciato. Tra l'altro nel cofanetto erano comprese anche una mini taglia della Essence e del siero che ho ancora qui dietro nel mio armadietto del bagno, però in questo momento sto utilizzando solo questa e la trovo una crema molto adatta dopo il trattamento al retinolo, perché vedete, questo colore di uovo sbattuto, cioè di uovo, e è una crema soffice, molto nutriente, quindi chiaramente sappiamo che il retinolo tende, cioè, io non ho in questo momento la sensazione di pelle secca, però sappiamo che il retinolo secca la pelle nel lungo periodo, per cui quale miglior trattamento dopo il retinolo di mettersi una crema un pochettino più nutriente, più ristoratrice, ecco. Ha un buon profumo, devo dire, mi piace molto e quindi la sto amando. Mi sta piacendo moltissimo. Mettiamo un po'. Sempre la solita cosa. Ecco, l'unica cosa, vedete, sono andata un po' qua. Bisogna stare molto attenti a non andare troppo vicino al contorno occhi, altrimenti tende a bruciare, cosa che mi è successa più di una volta. E questa cosa mi dispiace, non so che ingrediente possa contenere che fa sì che mi bruci così. Magari le esperte di INCI mi possono dire qualcosa. Comunque, le creme di Filorga, se
sappiamo che sono piene di attivi. Questa è una crema che è piena di attivi tra peptidi, ialuronico, di tutto di più, cioè proprio sono creme veramente, diciamo, ben formulate. Poi chiaramente uno si può trovare bene o meno con le texture, però sono veramente creme, diciamo, ben formulate, ecco, non sono creme vuote. Ecco. Mi piace molto questa crema, ragazze. La metto anche un po' sul collo perché il mio collo ne ha bisogno. La rifacciamo così, cercando di fare un massaggio anche un po' sul collo. Non sempre faccio tutto questo, ragazze, perché ho un bambino che, mamma, mentre faccio questo, mamma, mi perdoni? Allora, io dico queste cose, ma siccome sono successe in dei video che sono stata criticata, che tratto male mio figlio, tranquille, non tratto male mio figlio, però dico queste cose perché chiaramente sono episodi quotidiani che succedono a tutte le mamme, cioè tu stai facendo la skincare e tuo figlio e tu vorresti essere un attimo lasciata in pace, invece non riesci. Questo non vuol dire che io non ami mio figlio e insomma mi dia fastidio la sua presenza, o, cioè non si può giudicare, diciamo, da una cavolata. Il rapporto che una persona ha col proprio figlio. Comunque, io non voglio fare polemiche in questo video. Adesso, vabbè, mi è venuta questa cosa da dire. Chiudiamola qui e ricominciamo a parlare di skincare. E niente, insomma, quindi questa è la mia crema che sto utilizzando in questo momento. Mi sta piacendo. Sono quasi verso la fine. Eccola qua. Però non è male questo video, così magari io vi faccio vedere i prodotti, non seduta lì, insomma, che ne so, o dietro la mia postazione make-up oppure nel divano lì davanti e li applichiamo insieme. Dai, non è male, se avrò tempo sicuramente lo rifarò. Allora, come ultimo step, il contorno occhi, ragazze. E sto utilizzando in questo momento questo contorno occhi di Collistar, che è della linea. Aspettate che mi metto gli occhiali, non ci vedo più niente da vicino. Poi con le luci ancora peggio. Della linea Magnifica. Non so se si trova più in questo packaging, ma comunque esiste ancora la linea. Io credo che abbiano cambiato il pack. Devo dire mi piace come contorno occhi, è una bella cremina densa che, vedete, faccio vedere, una bella cremina densa che comunque mi idrata, mi nutre, mi rassoda e mi compatta il contorno occhi. Mi trovo bene, devo dire. Ah, poi aspettate che voglio prendere un prodotto qui dietro che non pensavo, scusate, mi sta tremando tutto, che non pensavo di utilizzare, ma magari lo applichiamo insieme così ve ne parlo un attimo. Ne avevo parlato su Instagram, ma qui su YouTube non ne avevo mai parlato. Ok, quindi contorno occhi messo, cerco di non trascinarlo e di picchiettarlo. Chiaramente, ragazze, ve lo dico, non è che sempre ho tempo di stare qui, siamo qui da 30 minuti. Diciamo che vi mostro quello che dovrebbe essere fatto, non sempre riesco a farlo. Poi sulle palpebre e qui sulle rughe nasolabiali voglio applicare questo booster di Miamo, famosissimo, che è il booster il multipeptide al 20%. Io di questo siero, ragazze, non posso ancora nel lungo periodo perché è tanto che lo utilizzo, poi l'ho lasciato, non sono stata costante, vi dico la verità, perché non vedevo risultati. Quando non vedo risultati tendo a lasciare i prodotti e non ho visto grossi risultati, cioè io l'ho utilizzato magari per un periodo sopra le palpebre, qui nelle rughe nasolabiali, ma io ritengo che non vale il prezzo che costa, almeno io non ho visto dei risultati. È vero che non sono stata super costante, però da un prodotto di questo prezzo io mi aspettavo qualcosa di più. Comunque adesso lo applichiamo insieme. Cioè, è un buon siero, nel senso che comunque, insomma,
ha una bella texture in gel, non appiccica, si assorbe bene, piacevole da applicare, però ribadisco, da un prodotto che costa così tanto, io mi aspetto dei risultati visibili. Più importanti, ecco, quindi non lo so, non lo ricomprerei e mi è passata un po' la voglia di comprare i prodotti Miamo perché sinceramente, boh, non lo so. Cioè, sapete che amo, chi mi segue da tempo lo sa che amo moltissimo la maschera all'ossigeno, però boh, questo siero non mi ha strabiliato, ecco, forse avevo delle troppe alte aspettative, per cui metto anche magari un po' qua sotto. Vabbè, anche se ho applicato la crema, che importa? Non si dovrebbe fare ovviamente il siero sotto, però pazienza. Questo era uno step che non avevo comunque tenuto in, cioè non avevo messo in preventivo di farvi vedere di fare. Eccomi ragazze, eccomi qua, skincare fatta. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Voi comunque ne avete tenuto a me. Fatemi sapere nei commenti se gradite anche vedere quello della skincare mattutina. Magari un sabato o una domenica che sono a casa tranquilla lo faccio, lo registro in tranquillità. E nulla, questo video penso che andrà in onda appunto un po' più tardi, tra qualche ora, che è un venerdì sera, e spero di farvi, per chi lo vedrà, di farvi passare un venerdì sera all'insegna del relax. Un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!